Buonasera e benvenuti in questo nuovo video qui su Pokémon Fire Ash. Questo è il primo episodio ambientato ad Alola. Esattamente, siamo riusciti ad arrivare da Kanto fino ad Alola, passando per tutte le regioni, affrontando anche le Isole Orange, la Battle Frontier e qualsiasi cosa Ash abbia affrontato all'interno dell'anime. Ora tocca affrontare l'ultima regione per ora disponibile in questo Pokémon Fangame, ovvero Alola, con le sue varie isole, questo arcipelago molto tropicale. Detto ciò quindi, iniziamo subito e vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare come al solito facendomi sapere cosa ne pensate voi di Alola, quindi di Pokémon Sole e Luna come regione, come ambientazione, se vi piace o se preferivate magari quelle precedenti, e iscrivetevi al canale ovviamente per non perdere i prossimi caricamenti. Vi ricordo che questa serie va in onda sul mio canale giornalmente, tutti i giorni alle 11. Cascasse il mondo, è uscito un episodio di Pokémon Fire Ash fin da quando è iniziata questa serie, quindi iscrivetevi al canale se non volete perdervi i prossimi episodi. Detto ciò, quindi parliamo con la nostra mamma. Nel frattempo vi faccio vedere che la nostra squadra è composta solamente da Pikachu, che è a livello 72 perché è il Pikachu che noi abbiamo preso all'inizio dal professor Oak all'inizio di Kanto, ed ora dopo 160 e passa episodi è ancora lui, è lo stesso, guardate, lo faccio vedere. Incontrato, o meglio catturato, nel laboratorio del professor Oak a livello 5. Eccolo qua, il 26 luglio 2022. Ne è passato di tempo, eh? Eccoci qui. Quindi, Talonflame l'avevo lasciato in squadra solamente per usarlo per volo, ma non è in squadra ufficialmente. Iniziamo parlando con nostra madre, infatti siamo venuti qui ad Alola perché Mr. Mime ha vinto un viaggio per noi qui ad Alola. Oh, Glacial doesn't this place look amazing? Questo posto non ti sembra fantastico? Andrò ad esplorare un po'. Non dimenticarti di lasciare giù quell'uovo. Infatti il professor Oak ci ha dato un uovo da dare a suo cugino, mi sembra sia Samson, ovvero Manuel. Ecco, vediamo se si può entrare in queste case. Oddio. Siamo arrivati in Pokémon Scarlatto, no? Ok, in una si può entrare, perlomeno, già meglio di Pokémon Scarlatto. Allora, salve, Alola, welcome to Alola. Ecco, una delle cose che non mi piaceva di Pokémon Sole e Luna è che tutti salutavano con Alola, cioè, no, mi sembrava una cosa davvero ridicola. I love living so close to the beach. Nice to come home and unwind. Ok, questo adora vivere vicino alla spiaggia. Comunque molte case sono chiuse. Ovviamente questa è l'ultima regione aggiunta, sarà quella meno testata a livello di bug. Riusciremo a finire il gioco senza incorrere in un bug clamoroso che ci farà distruggere tutto. Il professor Kukui si concentra sugli attacchi dei Pokémon. Infatti questa è la generazione delle mosse Z, se ben ricordate. I wish they would get rid of that grass already. Makes it so hard to get home. Questa vorrebbe che questa erba alta sparisse perché è difficile tornare a casa, ma intanto ci prendiamo una bella sveglia. Qui abbiamo un pescatore. Ok. Esploriamo un po' questa spiaggia. Un altro pescatore e un freeze del gioco. I fish this up. Feel free to take it. Ok, grazie, ci hai regalato una Pokéball. E tu sembri un personaggio principale, visto che hai una skin così. Questa è Lana. E ha intenzione di pescare il Pokémon più grosso mai visto. Aspetta e vedrai. Salve Poplio. Ok, abbiamo esplorato quindi anche questa parte. Qui non possiamo entrare però. C'è Litten che ci blocca la strada. Dannato Litten. A questo punto torniamo su. E primo Pokémon incontrato ad Alola è un Exeggutor di Alola. Ok. Allora, io lo catturo comunque. Ci starebbe prendere anche tutte le varianti di Alola, effettivamente. Dovrei metterle in un box a parte perché non penso abbiano un... Sì, però sei una merda, eh. Non penso abbiano un posto nel Pokédex, non credo. Andiamo di Level Ball. Vediamo se riusciamo a prendere questo Exeggutor di Alola. Niente, impossibile catturare un Exeggutor a livello 3. Guarda come picchia, tra l'altro, incazzatissimo. Comunque sì, proverò a catturare anche tutte le varianti di Alola, perché come ben sapete io sto facendo un Living Dex, quindi sto catturando tutti i Pokémon, comprese le loro evoluzioni e pre-evoluzioni, tutti nel box ce li ho. Appena posso accedere ad un box, appena potrò accedere ad un box, ve lo farò vedere.
Quindi il laboratorio è bloccato. Di qui si può passare? Sofocle, non disturbarmi ora. Sto lavorando a qualcosa di importante. Ok, non si può passare nemmeno di qui perché c'è Sofocle che ci rompe le balle. Anche se penso sia buggabile. Sì, è buggabile come tutti gli altri. Guardate, hop, siamo passati. Oh no, cosa succederà ora? Siamo passati, siamo arrivati a Howley City. Ok, rimaniamo sul percorso 1 comunque. Oddio, se si fosse girato resettandosi la posizione, perché ero passato nell'altra città, in un altro luogo, probabilmente avrei tipo buggato il gioco per sempre e avrei dovuto ricominciare il salvataggio. Questa è una delle scuole migliori al mondo. Sono davvero felice che sia qui. Ok. Oh, tu sei Chiawe? Con Turtonator. Ok. La foresta è spaventosa, solo gli studenti sono ammessi lì. E nella foresta ci andremo. Abbiamo il Team Skull subito qui, ok. Alola, benvenuto nella nostra scuola, grazie. È un peccato che il ponte sia rotto. Sì, ma è davvero tutta una merda questa zona, cioè non puoi andare da nessuna parte, è tutto bloccato. Allora, parliamo al Team Skull e vediamo un po' quanto ci metteremo a one-shottare tutti i loro Pokémon. Oh, cosa c'è? Pensi di essere migliore di noi? Perché non ci dai il tuo Pokémon invece? Va bene. Ecco, il Team Skull è un po' un downgrade bello grosso, in confronto anche solamente al Team Flare. Cioè, prima avevamo dei team che erano effettivamente malvagi, ed ora ci hanno messo dei rapper. Cioè, boh, completamente a caso. Va bene, anzi dei trapper, non so bene cosa siano questi. Però vabbè. Cioè, prima perlomeno anche il Team Flare, per quanto poco approfondito potesse essere all'interno dei giochi, era comunque un team che voleva distruggere il mondo per degli ideali ecologici, che aveva, cioè, era una minaccia effettiva. Questi sono dei tizi che vanno in giro a fare yo-yo. Cioè, capite che è una bella ascesa, in confronto a tutti gli altri team. Ok, abbiamo battuto, quindi rip, tippet tu, via. No way! Yo, this isn't cool! Let's get out of here. Bravo, andate via, fuori dalle balle. Quindi questa è effettivamente la scuola, Pokémon School. Ed è bella grande a vederla da fuori. Oh, ecco lì un box. Magari c'è uno strumento invisibile qui dentro, nope. Possiamo accedere al box. Ecco fatto. E possiamo quindi depositare il nostro Executor di Alola, che come vedete comunque non ha un numero di Pokédex. Quindi direi di metterlo semplicemente dopo tutto il resto. Tanto rimarremo comunque... più o meno lì appunto con il numero di box. Questi sono i beam index che mi mancano da recuperare. Direi di lasciarlo qui per adesso. Poi nel caso lo recuperiamo. E già che ci sono, lascio giù anche Talonflame, perché non penso che volo comunque ci servirà a qualcosa in questa zona. Ah, bello come va veloce qua lo scrolling dei box. Ecco fatto. I Pokémon di Kalos di Ash sono questi. Goodra, Noivern, Hawlucha, Greninja e Talonflame. Una bella squadra, è bella forte. Se non l'avete già fatto, a parte che adesso ritorno un attimo sul box di qui, così da mandare direttamente tutti i Pokémon che catturo che non staranno nella mia squadra direttamente qui in fondo. Ecco fatto. Ditemi nel caso, se non l'avete già scritto nei commenti, qual è la squadra di Alola di Ash. Qui c'è il campo da battaglia della scuola, ok. Ma non era esterno nei giochi Pokémon? Forse nell'anime è interno. Andiamo un po' a vedere qui. Questo è un tappeto, sembra quasi una pozzanghera. Ok, continuiamo all'interno di questa scuola, vediamo un po' cosa c'è. Ci sono delle persone in questa scuola, cioè, completamente deserta. Guarda, non c'è niente, ci sono degli habitat naturali, ma non ce ne sono le persone. Oh, salve. Hello there. Please keep that Pikachu away from me. Questa ha paura di Pikachu. Ah, questa è la tipa... Oddio, non mi ricordo il nome. È la tipa dell'intro di Pokémon Sole e Luna, comunque. Quella che ha Nebulino nella borsa. Dovrebbe essere lei, no? Diamo un'occhiata alle altre ali della scuola. Qui abbiamo un... Ok, un modo per ricaricare i nostri Pokémon. Continuiamo ad esplorare. E andiamo su di qui. Oh, eccolo lì, Manuel Oak, Samsung Oak. Alola, devi essere la persona che mio cugino ha inviato. Potresti darmi quell'uovo? Assolutamente sì. Non vedo l'ora di vedere in cosa si schiude. Sei impressionato dalla mia scuola, vero? Lo posso vedere dalla tua faccia. Ti do il benvenuto.
tough, you should probably ask your mom first, anche se prima appunto dovresti chiedere a tua madre se puoi effettivamente diventare uno studente di questa scuola. Beh, a questo punto quindi andiamo a chiederlo a nostra madre. Finiamo di esplorare un attimo la scuola però prima. Ok, avevamo finito di esplorarla evidentemente. Non c'è più niente... Non c'è più niente qui, no? Qui sopra abbiamo esplorato. Sì, sì, abbiamo esplorato tutta la scuola. Ok, quindi dobbiamo andare a cercare nostra madre per chiederle se possiamo effettivamente diventare degli studenti di questa scuola. Quindi cerchiamola. È qui sulla spiaggia magari? Eccola lì. Salve. Questa è stata davvero una bella vacanza. La città è amorevole. E sei pronto a tornare a casa? Ah, vorresti studiare qui? Beh, è una fantastica idea. Penso che potremmo tornare a casa anche senza di te. Beh, grazie madre. Per questo dialogo incredibile. Ok, qui dobbiamo ripassare di nuovo nell'erba alta e non abbiamo incontrato nessun Pokémon. A questo punto possiamo tornare in spiaggia. Cioè, tornare a scuola, scusatemi, non in spiaggia. Ok, andiamo a riferire al Manuel Oak. Al professor Manuel Oak. Che... Andremo nella sua scuola, che ho sbagliato clamorosamente strada. Andiamo da quest'altra parte. Era qui dentro lui. Eccolo qui, con le sue due uova. Cosa si farà, una frittata? Ha detto di sì, quindi. Eccellente, benvenuto nella scuola. Il professor Kukui offered to take you in while you stay here. Ok, saremo quindi a casa del professor Kukui. Dovrebbe essere tornata a casa ora. Ok, quindi dobbiamo andare nel laboratorio del professor Kukui. C'è questa staffetta qui che ci fanno fare in continuazione su e giù per tutta la scuola e per tutta questa parte del percorso 1. Vabbè, facciamola, d'altronde è così. Mi ricorda un po' effettivamente l'inizio di Pokémon Sole e Luna, davvero una noia mortale. Devi solamente camminare in giro e assistere a dialoghi interminabili. Di cui comunque non dicevano niente, tra l'altro. Alola, quindi tu sei Glacial, eh? Che piacere averti qui con me. Questa è casa mia. Permettimi di mostrartela. Ok, faccio fare il tour della casa. Questo è Rockruff. È un amico... È un amico che sono sicuro che adorerai amare. Rockruff. Oh bene, il tuo letto è quello più vicino alla porta. Ok. Questo è un Rotomdex. Potrebbe essere un buon compagno per la tua avventura. Prendilo. Oh, ciao Glacial, ci saluta Rotomdex. Piacere di conoscerti. Non vedo l'ora di appunto avere delle fantastiche avventure insieme. E abbiamo ottenuto Rotomdex. Ah, quindi ci segue ora? Oddio. Oddio. Possiamo parlargli? No. Ok, parliamo ancora al professor Kukui. Ora che hai il tuo Rotom, andiamo ad incontrare i tuoi compagni di classe. Qui abbiamo anche il teletrasporto per tornare evidentemente nelle regioni precedenti. Per tornare eventualmente nelle regioni precedenti. Possiamo riposare sul letto? Sì, ok, il letto funziona da centro Pokémon praticamente. Quindi possiamo curare i nostri Pokémon. A questo punto possiamo tornare alla scuola di nuovo. E vediamo un po' cosa si può fare. Ora, qui non c'è più... Samson, o come si chiamava? No, non si chiamava Samson, Sofocle. Non c'è più lui. Sì, va bene, grazie. Dovevi bloccare questo passaggio, ok? Andiamo quindi ad incontrare... Oddio. Ma questo è Tapu Koso? Tapu Koso che ti dà lo Z-Ring, così, senza dirci nulla. Ok. Vabbè, si nota come la parte sia molto meno curata rispetto alle prime, eh? Questa parte qui. Allora, vediamo un po' di trovare gli studenti. Vediamo dove si sono cacciati gli studenti. Magari in classe. Oh, eccoli qui tutti, finalmente. Ci mettiamo qui? Ecco fatto, ci mettiamo al nostro posto. Alola, dice il professor Kukui. Per la nostra prima lezione con il nuovo studente, andremo ad esplorare la foresta vicino alla scuola. Alola ha un mucchio di nuovi Pokémon che tu vorrai vedere, Glacial, appunto. Quando sei pronto, vieni a trovarmi nella foresta e ritorneremo indietro. Ok, quindi questa è la nostra prima missione, andare nella foresta di Alola. Nella foresta qui vicino alla scuola. Eccola qui. Mele Mele Forest.
Affrontiamo anche il primo allenatore. Cosa stai facendo qui? Sapessi. Sapessi cosa sto facendo qui, caro Jimmy Bulletto. Che manda in campo Rattata. Andiamo di Brick Break. Semplice e veloce. Finché non otteniamo il primo Pokémon di Alola, purtroppo utilizzeremo in continuazione Pikachu che è overlivellato da far schifo. Ma è anche giusto che sia così. Not bad. Bene ragazzi, e dopo aver affrontato anche il primo allenatore di Alola, io vi ringrazio per aver seguito questa parte, questa prima parte di Alola. Vi ricordo che domani uscirà la seconda parte e vi invito quindi a scrivere un commento, a lasciare un mi piace e ad iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!